Giuseppe Saronni andiamo subito al dunque. Io le chiedo un giudizio su questa Bara Rivoli che, in tutte le premesse che sono già state fatte, è sicuramente una tappa molto interessante. Ma direi di sì sicuramente. Poi quando si arriva qui in Piemonte tutto diventa tutto più difficile, più interessante, anche perché si comincia ad entrare poi nel vivo del giro, quindi sicuramente sarà una tappa decisiva, fondamentale, in cui tutti dovranno fare attenzione. Ecco, che Giro d'Italia 2023 si aspetta e ci dobbiamo aspettare? Beh, il Giro d'Italia per noi italiani soprattutto è sempre il miglior giro, anche perché è così, in effetti tecnicamente è un giro sicuramente all'avanguardia. In Italia abbiamo sempre dei percorsi importanti, duri, ma quest'anno anche c'è spazio anche un po' per tutte le qualità dei corridori, velocisti, passisti e scalatori. Io credo che quindi sia un giro interessante, bellissimo. Tra l'altro ci sono anche dei grandi protagonisti. La mia curiosità è quella di capire ad esempio come Evenepoel possa difendersi nelle grandi montagne. Abbiamo Roglic, abbiamo tanti atleti importanti. Ahimè, speriamo che tra questi si possa inserire un ragazzo italiano. Invece Saronni come avrebbe affrontato la Bara Rivoli? Beh, erano altri tempi, erano altri giri, ovviamente erano altri percorsi, e il ciclismo era un po' più un ciclismo dove bisognava avere un po' più fondo, un po' più resistenza, un po' più forza fisica. Oggi invece i percorsi e le tappe sono un po' più corte, c'è bisogno di grande brillantezza. I ragazzi di oggi sono veramente bravi, vanno fortissimo, e è difficile confrontare il nostro ciclismo, è difficile, però a me il Giro d'Italia è sempre piaciuto. Chiudiamo così, il ciclismo è cambiato, come ci ha anche raccontato poc'anzi, però la passione è rimasta la stessa. Ecco, il ciclismo è cambiato, cambiano tante cose, però ci sono tre o quattro cose fondamentali che non cambiano mai. La passione per il ciclismo, il sacrificio che bisogna fare per arrivare a certi livelli, la fatica che fa in corsa, questo certamente, quindi la fatica e la sofferenza, quindi il ciclismo deve piacere, è fatto di grande passione. Soprattutto sotto questi aspetti il ciclismo non cambierà mai.